Mi sembra che ormai siano anni che le case videoludiche cerchino di riacchiappare il vecchio pubblico riportando sul mercato vecchi titoli fatti a remake. Ne volete degli esempi? Abbiamo avuto Final Fantasy VII, Ratchet & Clank, Medieval, i primi tre giochi di Spyro, ma, personaggio più iconico della prima PlayStation, i primi tre giochi di Crash. Ma no! Non si sono fermati lì, si sono voluti spingere oltre, ricreando il remake di Crash Team Racing. Non lo voglio negare, da bambino a quel gioco facevo veramente schifo, probabilmente dato anche dal fatto che non conoscevo i comandi. D'altronde i giochi li avevano i miei cugini giù al sud, ovviamente CD falsi, senza custodia e senza libretto delle istruzioni. E quando hanno deciso di ricreare Crash Team Racing, chiamandolo Crash Team Racing Nitro Fueled, ho pensato, beh, il giorno che sarà potrei dargli una possibilità. Ma c'è da dire che molto prima dell'uscita di questo gioco, beh, un altro gioco di Crash sulle macchine mi aveva veramente interessato. Altro che CTR. Qui si sta parlando di CTTR, Crash Tag Team Racing. Alt, questa potrebbe essere la schermata di caricamento di un gioco che cambierà per sempre la vostra vita. Eccoci su Crash Tag Team Racing. Premiamo Start. Facciamo una nuova partita. E scegliamo il nostro nome. Salviamo sulla memory card. Abbiamo la possibilità di scegliere fra un giocatore, più giocatori, gli extra e basta. Abbiamo l'entrata nel parco, la ciccia di questo gioco, le guide sulle piste che sbloccheremo andando avanti, il progresso del gioco e le preferenze. Niente più che le opzioni, insomma. Facciamo un giro in questo parco divertimenti, con la schermata di caricamento più bella del mondo. Un caloroso kikiriki a tutti voi, cari amici sportivi. Qui è Chick Gizzarlips che vi dà il benvenuto all'ultima corsa del Motor World di Von Klutsch. Esatto, Chick. Nel probabile ultimo giorno di attività del parco, Von Klutsch dovrà far calare il sipario sul suo sogno di tutta una vita. Von Klutsch, il folle genio cyborg, ha creato il più avanzato parco tematico per corse in auto. In pratica le piste del parco hanno diffuso il terrore tra i piloti. E le gare che vi si sono disputate sono troppo truculente per essere descritte.
Ehi, non per me, amico. Hai mai triturato un prosciutto in una cipatrice? Beh, io sì. Oh, mi dispiace, ma ora tutte le gemme del potere di Von Klunch sono state rubate. Quel pazzoide deviato ha solo poche ore per ritrovare le sue gemme del potere, o per lui sarà proprio la fine. Ebenezer Von Klunch ora rischia la proprietà del suo parco in una gara senza alcuna esclusione di colpi. I partecipanti dovranno sopravvivere alla sfida di ognuna delle 5 aree del parco e recuperare tutte le gemme del potere che sono state rubate. Soltanto una questione di tempo. Presto ci libereremo di questi fastidiosi roditori per sempre. Patatina, Pelé, mi resta solo poco tempo prima di essere caput. Dobbiamo trovare più piloti. Non essere nessuno tra voi che vuole accettare sfida di più grande corsa di tutti i tempi. Bene, amici sportivi, sembra che siano stati trovati tutti i piloti. Ok, Pivello. Per camminare o correre, sposta la levetta analogica a sinistra o premi i tasti direzionali nella direzione in cui vuoi spostare Crash. Avanti, non rido! Va bene! Oh, guarda che bello questo modello che è di Crash. Guardalo! Insomma, questo gioco in cosa consiste? Dobbiamo andare in giro per tutto il parco, in tutte le aree tematiche, a cercare queste monete d'oro per poter comprare i vari oggetti, i potenziamenti, le macchine e, la cosa più importante, grazie signor Pollo, gareggiare contro tutti. Come potete vedere ci sono solo le monete e i cristalli, niente vite! E i frutti Wumpa sono molto meno importanti a questo giro. Grazie del tuo contributo, Crash. Oh no, il cancello è chiuso. E adesso dove vado? Chissà cosa succede se finisco negli ingranaggi. Come potete vedere, morire è un'opzione in questo gioco. Ma non succede niente di male. Bene, Crash, è il momento di far vedere il doppio salto! Beh, grazie di avermi raccontato tutto quello che era necessario sapere. Sappi che le monete Wumpa sono sparse ovunque e sono persino dentro alcuni oggetti. Cercale e raccoglile tutte, poi datti a spese pazze. Viva lo shopping! Viva il consumismo! Vediamo se c'è qualcosa di nascosto qui. Oh, ma guarda, delle casse extra. Incredibilmente queste casse non le avremmo mai più prese se non fosse stato per questo. Visto che qui nella zona iniziale non ci metteremo mai più piede. Ehi, ehi, per attivare i pulsanti del gioco devi eseguire il lancio del corpo. Premi il tasto X, poi premi il tasto cerchio mentre sei ancora in aria e lanciati con il corpo. Vai, 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 vai! Ma guarda, un bottone! E quella cosa fluttuante che cos'è? Doppi soldi! Vai, 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 vai! Raddoppiamo i nostri guadagni, forza! Dai, su! Voglio avere più soldi possibili fin dall'inizio! Sei pronto? Crash può appendersi alle sporgenze! Sì, però mi stavi consumando il tempo del bonus mentre parlavi. Usa la sinistra o premi i tasti direzionali per oscillare a destra e sinistra. Premi il tasto X per allontanare... Ok, hai raggiunto la tua prima scala. Chi gli fa una foto? Se vuoi salire su una scala, premi il tasto X per saltarci sopra, poi premilo ancora e poi ancora finché non sarai arrivato in cima. Grazie di avermi consumato il tempo rimanente del bonus. Oh, questo posto fa schifo. A volte il pavimento ti si distrugge sotto le ruote. Stai attento e salta se incontri dei buchi. Incredibile, questo posto è molto sicuro, eh? Mi chiedo perché vogliano chiuderlo. Cosa vuol dire tutto questo? Ma lo sai con chi hai a che fare?
Voi essere famigerato e malvagio dottor Neo Molusco Cortex, io a tutti i vostri giochi. Per un momento ho pensato che tutto era perduto per Von Klutsch, ma quando io vedo i miei eroi di videogiochi, il mio interiore a fremere di gioia. Beh, fremi quanto vuoi. Io ho un appuntamento con il dominio del mondo. Nine! Serve più piloti per recuperare cemme di potere. Il primo che riporta tutte cemme di potere diventa nuovo proprietario del parco. Guarda, anche mia amata cemma di potere nera è sgombarza. Forse questa è la risposta al nostro dilemma. Questo folle parco sarà il nostro terreno fertile per piantare un nuovo seme del male. Sì, una nuova base del male. Tutti i bomboloni che vogliamo e la distruzione dei Bandicoot. Tutto in un colpo solo. Non correre, sono Pasadena Opossum. Corro per il vecchio Von Klutsch e vi farò mangiare la mia polvere, vedrete. Quindi se vinco mi cederai tutti i diritti su questo parco dei divertimenti senza fare domande? Magari un paio di indovinelli! Per tutti i fritti! Cos'è quell'essere? Ah, quell'essere è mia mascotte di parco, Vele Von Pacex. Ok, Von Klutsch, è andata. Da dove cominciamo? Eili, haili, ho! Alla statua devi andare! Di qua o di là non importa, ma attenzione! Se cadi fai la figura del Teston! Oh, guarda che bella vista! Peccato che il mio bonus dei soldi sia finito. Eccola qui! La nostra prima gemma del potere! Ora la porta per Mystery Island è aperta! Mi chiedo proprio dove sia Mystery Island. Signora, si può spostare? Devo fare una manovra un po' ingombrante. Lasciami stare! Sicuramente quel signore si sta divertendo tantissimo. Ehi là, sorellina! Oh, Crash, grazie al cielo sei qui. Sto cercando di far funzionare quest'auto, ma quella stupida saccentona di Nina mi ha rubato l'unità di fusione. Devi riportarmela. E poi questa macchina sarà la più ganza di tutti i tempi. Mi sa. Ne sono sicuro. Signora, dove sta andando? Di là non può andare. Bene, abbiamo scoperto che la signora è una maga. Si imparano sempre cose nuove oggigiorno. Questi esplosivi sembrano proprio pericolosi. Chissà cosa succede se schiaccio quadrato. Nulla di buono. Chissà se sono anche fortunato in amore. A quanto pare no. Ma guarda che furbi questi. Ti mettono un sacco di casse così tu dici quasi quasi le rompo. Però poi qua ti mettono il frappè che ti raddoppia i soldi. Che furbacchioni che siete, eh. Vediamo cosa ci nasconde il primo di questi mondi. L'entrata è aperta. Entrate pure. È una bottiglia di frappè Wumpa. Ehi, amici, chiudete i boccaporti e rammazzate il ponte. Fermi, mozzi! Avventure salmastre vi attendono dietro queste oscure porte del destino. Grazie, signor Chix. Bene, cari piloti, un pingue bottino vi aspetta in questa nostra prima sfida. Affrontate la paurosa pista Tiki Turbo, sopravvivete ai pirati del carburatore e superate gli insidiosi trabocchetti della corsa sottomarina. Terminate queste pericolose piste per passare alla sfida dell'arena di guerra, dove folli scatenati si scontrano per vincere i premi in palio. Non è emozionante, Stew? Cosa credi? Anch'io sono emozionato. Avanti, Crash, fammi vedere cosa sai fare. Tutto quello che vuoi. Povero Crash. Cortex, nemico di una vita. Che cos'hai per me? Oh, sei tu, Crash.
Senti, c'è qualcosa che mi puzza qui. E non sto parlando di polpette al salmone. Devo girarmi qui intorno senza farmi vedere, ma non ci riesco perché ho la testa troppo grossa. Voglio dire, guardami, salto all'occhio come un ippopotamo in piscina. Se voglio attuare il mio piano, devi portarmi qualcosa da mettermi che sia nero e che mi snellisca. Non posso permettermi di andare in giro così! Tutto quello che vuoi. Troverò un abito da ninja per te. Ed ecco il nostro primo cristallo! Ehi, tu! Hai per caso un vestito da ninja? Ehi, amico. Sta cercando di intrufolarsi in aree proibite, ma non ci riesce a causa del suo testone e della sua pelle gialla? O qualcuno che conosce ci sta provando? Beh, allora ho una sorpresina per lei. Park Technologies vende il più avanzato sistema di camuffamento, il Ninjamatic 3000. Allora, lo può avere per solo 2 nichelini, qualunque cosa siano. 500 monete? Per aiutare Cortex? Va bene. Ehi, ottimo! Con questo il suo amico dalla pelle gialla potrà intrufolarsi dappertutto senza farsi notare. E magari la ricompenserà anche. O forse no. Ottimo! Secondo cristallo ottenuto sotto la bandiera pirata. Tieni, Cortex, ho quello che fa per te. Oh, ma che carino! Posso andare ovunque con questo abitino. Puoi fare quello che vuoi. Dietro tutto questo non sa cosa lo aspetta. Oh, prendi questo cristallo del potere. L'ho trovato in una discarica coperta di schifoso frappè Wumpa, quindi preferisco non tenerlo. Ottima ragione per donare un cristallo. Ma veniamo alla vera ciccia di questo gioco. Le corse. Facciamo una gara. Crash oppure Cortex? Sono gli unici due sbloccati finora. Facciamo Crash. Abbiamo anche la selezione di macchinine, ma in questo momento ne abbiamo solo una. Forza, vinciamo questa gara. Questo è uno dei tanti giochi alla Mario Kart maniera, ovvero dove raccogli i potenziamenti e li usi per uccidere i nemici. Per esempio, questo pollo è il sostituto ai gusci di Mario Kart. Lo lanci indietro per far esplodere i nemici. Oppure una scimmia esplosiva al posto delle banane. Ma ecco la vera ciccia di questo gioco. Schiacciando triangolo ci possiamo fondere con qualcun altro, aumentando così la nostra potenza di fuoco e di velocità, e soprattutto ci ricarichiamo anche la vita. Schiacciando quadrato possiamo anche cambiare l'arma usando quella del nostro compagno. Le munizioni però non sono infinite, dobbiamo usarle con cautela. E schiacciando R1 possiamo passare noi alla guida invece. Se quando sei fuso con qualcun altro passi insieme il traguardo, vincete entrambi. Ma cosa succede se ti stacchi nel momento in cui passi il traguardo? Beh, vinci solamente tu ovviamente. Peccato, siamo arrivati secondi. Questo era tutto ciò che vi dovevo mostrare. Rigiocare questo titolo mi ha riportato veramente indietro con la memoria. Ma soprattutto mi ha lasciato con una domanda. Dopo aver fatto questi remake di Crash, arriveranno altri remake di altri giochi di Crash? Beh, chi lo sa?